Bene ragazzi, bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi parleremo di un argomento molto importante per quanto riguarda la cura delle batterie al piombo acido, ovvero l'equalizzazione. Che cos'è l'equalizzazione? Significa portare allo stesso livello, sia di voltaggio, sia di qualità degli ossidi, tutte le singole celle di una batteria o di un pacco batterie. Diciamo subito che l'equalizzazione non va fatta spesso. Le case produttrici di solito stabiliscono una volta al mese come routine. Con l'equalizzazione andiamo a risolvere problemi importanti come la solfatazione. Difatti, portando le batterie a un sovravoltaggio, noi andiamo a pulire gli ossidi da quelli che possono essere cristalli di solfato. In questo modo andremo a far sì che tutte le celle diventino simili in termini di voltaggio, in termini di qualità degli ossidi, e questo processo viene appunto chiamato equalizzazione. Può essere fatto su una singola batteria o su un pacco batterie. Vi sono dei fattori importanti da tenere presente nell'equalizzazione. Innanzitutto, prima di equalizzare una batteria deve essere completamente carica. Quindi non facciamo equalizzazione con batterie scariche o a metà carica. Cioè il processo di bulk deve essere arrivato al suo massimo, il processo di assorbimento, absorption, deve essere arrivato al suo limite. In quel momento la batteria è totalmente carica e prima di iniziare il flottaggio, il floating, a quel punto possiamo fare una volta al mese l'equalizzazione. Come va fatta quindi l'equalizzazione? Rispettando questi parametri. La tensione deve essere quella consigliata dal produttore, nel video che vedrete sarà 16,2 volts per delle batterie che lavorano a 14,8 come massima carica, come bulk. E la corrente deve essere bassa. Se andiamo a equalizzare con una corrente alta andremo a generare un'elettrolisi talmente potente che potrebbe anche staccare gli ossidi che troveremo sul fondo, generando nel tempo un cortocircuito e l'annientamento della batteria. Quindi tensione più alta per un certo numero di ore, di solito 3-4 ore, e corrente bassa. Nel video andremo a vedere 675 ampere di batterie, un pacco batterie composto da 6 batterie, da 6 volts messe in serie parallelo, e andremo a dare 35 ampere, quindi circa il 5-6%, mentre le batterie sono in equalizzazione è sempre meglio staccare gli inverter e i regolatori di carica che lavorano a un voltaggio inferiore. Qui siamo a 16.2 con degli inverter e dei regolatori di carica che lavorano a massimo 15.5, quindi andrebbero in protezione. Alcuni che non hanno la protezione potrebbero anche bruciarsi. In questo video sentirete dei rumori di fondo e sono le ventole di raffreddamento. Il video ho voluto registrarlo live proprio per darvi l'idea di cosa avviene durante un'equalizzazione. Buona visione a tutti, mi raccomando iscrivetevi e mettete un like. Qui vediamo all'atto pratico l'equalizzazione delle batterie. Nello specifico vediamo le bolle che stanno salendo, equalizzando proprio le batterie, ovvero portando tutti gli ossidi allo stesso livello. Quindi avremo le celle, diciamo, di qualità, dove non ci sarà una minima traccia di solfatazione. Gli ossidi saranno tutti pronti per le successive cariche e scariche. Qui lo vedete, zoomiamo un po' meglio. E proprio grazie a questo processo di equalizzazione che le batterie si parificano, si equalizzano, il termine infatti deriva proprio da quello, in modo da garantire una certa stabilità. Oltre alle bolle sentirete ogni tanto dei gorgogli proprio di risalita delle bolle stesse. E questo dovrà continuare finché le batterie avranno raggiunto il voltaggio indicato dalle case produttrici
Nel caso specifico di queste batterie della Trojan, noi vediamo che il voltmetro segna 15.2-15.3. Se andiamo sul manuale specifico, vediamo che le Trojan devono essere equalizzate a 16.2 volts. Significa che noi dovremo aspettare finché le batterie non arriveranno a 16,2 volts e poi lasciarle in quella condizione per un'ora o due o tre, a secondo delle condizioni climatiche. Per poterlo valutare correttamente andremo a spegnere, quando arriva a 16,2, il caricabatterie e andremo a vedere in che condizioni si trova la carica, ovvero la densità dell'acido, in modo da evitare il sovraccarico, ovvero portare le batterie a una carica tale per cui potrebbero danneggiarsi. Ovviamente per l'equalizzazione di queste batterie della Trojan non possiamo usare i regolatori solari, a meno che non abbiano l'equalizzazione a 16,2 volts. Ecco perché stiamo effettuando l'equalizzazione con il caricabatterie che ho costruito e di cui ci saranno video specifici. In questo modo vediamo con un voltmetro che misura le salite, ovviamente raffreddata dalla ventola, e un potentissimo ponte di diodi che raddrizza la corrente alternata. Questo è un progetto che è descritto anche negli altri video. Una cosa molto importante quando effettuiamo l'equalizzazione con un caricabatterie esterno è quello di staccare totalmente i fusibili. In questo modo non stiamo alimentando niente, non stiamo alimentando gli inverter, perché di solito le strumentazioni quali inverter o regolatore di carica sono tarati per sopportare al massimo 15,5 volts nel caso di un impianto a 12 volts. Quindi se noi andremo a equalizzare le batterie con 16,2 volts potremmo anche lì creare dei danneggiamenti. Quindi ricordatevi, staccate i fusibili che arrivano esattamente dall'alimentazione, ovvero dalle batterie. Io uso questi fusibili ripristinabili, molto comodi perché non andiamo a sostituire nessuna ampolla di vetro, nessun fusibile bruciato, ma semplicemente quando dobbiamo staccare schiacciamo questo tasto e il fusibile si sgancia. Per il riaggancio o l'inserimento andiamo a rialzare questo tasto e abbiamo ripristinato l'alimentazione. Per quanto riguarda i tappi durante l'equalizzazione ci sono diverse correnti di pensiero. Io sono dell'idea di tenerli chiusi come molti altri costruttori, in quanto le bolle che scoppiettano verso l'alto rischiano di riempire la superficie di acido e poi dobbiamo andare a lavare le batterie, e non solo, mese dopo mese rischieremo di fare uscire una certa quantità di acido e acqua che inevitabilmente abbasserà il livello di densità e nel tempo anche la durata delle batterie. Se guardiamo qui con un riflesso contro luce vediamo già che ci sono comunque una serie di bollicine che sono uscite fino a diventare addirittura in questo caso anche una macchia di acido di un certo livello. Questo dopo andrà ovviamente asciugato, pulito, e dovremo sempre misurare il livello di acidità delle batterie per evitare che vadano sotto il livello prestabilito. È importante ricordare che la carica delle batterie in equalizzazione deve essere fatta con un amperaggio di corrente non eccessivo, ma deve essere rapportato agli ampere delle batterie. In questo caso questo caricabatterie autocostruito ha una potenza di 35 ampere che è l'ideale per questo pacco batterie, che è composto da 6 batterie molto potenti da 225 ampere in C20 l'una
e quindi abbiamo 675 ampere, quindi 35 ampere del caricabatterie. Rispetto a queste batterie possiamo definirlo il 5-7%, e quindi è l'ideale. Non andiamo mai a fare l'equalizzazione con amperaggi alti, perché ci sarebbe un'ebollizione eccessiva dell'acido delle batterie, e quindi quella che viene chiamata l'elettrolisi della batteria sarebbe eccessiva, fino a distaccare anche gli ossidi dalle piastre, creando quindi un danneggiamento alla batteria. Quindi ricordiamoci, quando la batteria è equalizzata deve essere fatto con il voltaggio richiesto dalla casa madre, in questo caso 16,2, ma l'amperaggio deve essere il più basso possibile. Ovviamente ci si metterà ore e ore, però andiamo alla fine a caricare le batterie, ovvero equalizzarle nella maniera ottimale. Una volta che le batterie sono state equalizzate, useremo il densimetro, questo strumento che vi ho già fatto vedere nell'altro video sulle batterie, dove andremo a misurare se tutto è a posto. Andremo a misurare tutte le celle. Nel caso specifico di queste batterie il livello è 1270. Questo sarà il momento in cui andremo a correggere un'eventuale mancanza di acqua distillata. Si usa una qualsiasi bottiglia. Io ho trovato molto molto interessante questo recipiente rigido, plastica veramente robusta, che ha una molla sul tappo, come potete vedere. In questo modo noi inseriamo la bottiglia all'interno della batteria, andiamo a premere, l'acqua fuoriesce ma arriverà esattamente al livello prestabilito da questo gello, da questa, chiamiamola, punta, che si fermerà esattamente là dove il livello è il massimo, quindi non andrà ad aggiungere troppa acqua e darà la quantità giusta. Una volta effettuato questo, richiudiamo il tappo. In questo caso sono tappi automatici, ovviamente lo possiamo fare anche con tappi normali. Terminata l'equalizzazione, dobbiamo andare a fare alcuni controlli, ovvero il serraggio dei dadi è una cosa importantissima per vedere se sono ancora serrati bene, perché un dado che non ha un buon serraggio su questi bassi voltaggi, con questi alti amperaggi, può causare surriscaldamenti o addirittura anche rovinare le superfici stesse delle batterie o del rame delle connessioni. Bene ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto. Alcuni piccoli dettagli: rispettate i parametri delle case produttrici in termini di voltaggio, non superate il voltaggio dell'equalizzazione, fate l'equalizzazione quando le batterie sono completamente cariche, non fatela durare troppo. Una volta finita l'equalizzazione, verificate col densimetro l'esatto rapporto della scala di densità, che nel caso di questo video sarà 1270. In questo modo avrete verificato che l'equalizzazione è riuscita, tutte le celle hanno la stessa densità, e misurate le celle singolarmente, dovranno essere tutte dello stesso voltaggio. Una cosa molto importante: ricordate che non vanno equalizzate le batterie al litio, non vanno equalizzate le batterie al litio ferrofosfato, e non vanno equalizzate neanche le batterie al piombo, che siano gel o AGM, ma l'equalizzazione si fa per le batterie cosiddette a piombo acido, cioè dove saltuariamente bisogna inserire acqua distillata, quelle cosiddette batterie aperte, quindi non le altre batterie. O addirittura nel caso dell'elitio, superare il voltaggio può essere veramente pericoloso. Stiamo parlando di batterie di corrente, quindi se non siete capaci fatevi aiutare da qualcuno competente o lasciate perdere, ne va della vostra sicurezza. Vi ricordo anche che durante l'equalizzazione
le bollicine che fuoriescono sono di idrogeno, quindi non presentatevi davanti alle batterie con delle fiamme libere quali un accendino. Potrebbe essere veramente pericoloso.